Buonasera, benvenuti o bentornati su Metal Detector di Sotterra, l'Underground. Stasera abbiamo... Scusate? Pronto? Sì? È Tania? Davvero? Tania? Ah, sì, scheda tecnica dei nostri ospiti. I Junkie Dildos sono una rock band nata nel 2008, da sempre sfacciata, irriverente e senza compromessi. Tre dischi alle spalle, Welcome to the Poor Nation, Fuck You We Rock e Bastards, uscito nel 2018. Sono anche i fondatori del Fuck You We Rock Festival, che porta in giro l'Underground dal 2011. I palchi solcati assieme a grandi band sono tanti. Facciamoceli dire da loro, Junkie Dildos. Signori e signori, stasera i Junkie Dildo 1, però... Ciò che ne rimane. No, la creme della creme stasera. Felicissimi di averti nostro ospite, giusto? Cioè, io guarda, veramente quando ho visto Junkie Dildo... Oh, fermi, Tommaso, non voglio intervistare io! Oh, davvero. Grazie mille. Ci sarebbe piaciuto assistere, insomma, per venire, intervenire tutti, però, allora, ho le giustificazioni. Prego. Dunque, il batterista Brian sta registrando gli Ancellotti, quindi okay. Giustamente, insomma, perfetto. Motivo di causa maggiore. Bassista e chitarrista sono anche nella band di Thomas Silver, l'ex hardcore superstar, e stasera suonano. Non lontano da qui, sono a Siena, però purtroppo non possono essere qua. No, in realtà li ho uccisi tutti. Maestro, no, non è vero. Quindi questa è una confessione in diretta. No, davvero, gli dispiace sul serio, vi salutano e per la prossima volta saremo sarà la prossima volta. Porteremo anche altra gente in più, non so, parenti. Sì, certo, parenti. Sì, cane, gatto. Sì. Ok. Anche se non ce ne sarebbe la necessità, ti dobbiamo chiedere un po' di biografia, quindi parlaci un po' del tuo gruppo, dei progetti passati, futuri, quello insomma che avete in mente. Bene, allora, come avete detto voi, siamo nati nel 2008, sono l'unico superstite della formazione originale. Non perché sia cattivissimo, antipatico o brutto o puzzolente, è che hai visto a volte prendi strade diverse. È un gruppo in continua evoluzione, abbiamo fatto sì, tre dischi più o meno, stiamo cercando di fare il quarto che dovrebbe essere quello definitivo. Abbiamo affrontato varie vicissitudini, non è semplicissimo continuare a cercare di fare quello che vogliamo proporre, specialmente in Italia, insomma, il nostro è uno spettacolo particolare, con tanto trucco, possibilmente tanti effetti speciali, magari non a tutti i musicisti piace anche quell'aspetto là, invece anche se può sembrare stupido, ma secondo me non è stupido, l'aspetto visivo, visual, come direbbero i giapponesi, no? È molto importante, per noi è essenziale, e quindi mi rendo conto che non a tutti i musicisti possa sembrare intrigante. È pesante, è noioso, perdi un sacco di ore prima dei concerti e dopo a cercare di tornare normale. Che altro stavamo dicendo? Non me lo ricordo. Progetti futuri. Ah, progetti futuri. Vedi, nelle chiacchiere ti perdi il succo. Sì, è vero, è vero. Beh, allora, siamo nati come gruppo che aveva l'intenzione di suonare come gli hardcore superstar, Crash Diet, quindi proprio street, sleaze metal. In realtà, col passare degli anni, ci siamo resi conto che volevamo avere uno stile un po' più personale, per questo negli ultimi anni abbiamo inserito anche un po' di elementi trash, eccetera, e adesso lo step successivo sarà quello di unire tutte queste influenze e cercare appunto di arrivare a fare un disco che sia qualcosa che abbia a che vedere anche col teatro Gran Guignol, quindi il teatro dell'orrore, ammazza. E portarlo dal vivo. Sì, non è una cosa semplice, infatti per questo ci sono stati anche un po' di rimescolamenti in formazione ultimamente, e non lo so, sono curioso, perché sono il primo a essere incuriosito da quello che la band arriverà a fare. Quello che vi spingerete a fare, ecco. Contemporaneamente abbiamo conosciuto negli ultimi anni tanta gente, tanti gruppi, avete accennato voi, abbiamo aperto tanti gruppi grandi, vi ho accennato che due di noi suonano nella band di un ex hardcore superstar, per cui non è semplicissimo portare avanti il progetto, perché così come gli Ancellotti, l'altra band di Brian, sono gruppi che hanno tantissimi impegni, per questo... gioco forza, dobbiamo un po' rallentare quello che stiamo facendo con i Junkie, però io amo i miei ragazzi e quindi gli auguro tutto il meglio e voglio continuare con loro, per cui aspetterò se c'è bisogno di aspettare. Eh beh, direi, poi... anche perché i progetti mi sembrano ambiziosi. Sì, sono tutti progetti ambiziosi. Molto ambiziosi. Questo è assurdo. Quello che posso dire... Ma noi non ci aspettiamo nemmeno qualcosa di diverso, certo. In realtà, sarà molto ambizioso. Oramai... e ci saranno tanti ospiti. Tanti ospiti... Ganzi.
Ganzi. Possiamo fare già degli spoiler oppure è meglio non dire niente? Per scaramanzia preferisco di no, però pensate un po' appunto ai gruppi che ho citato adesso, con i quali sono i ragazzi, e già da tempo uno di loro, che non è italiano, stiamo parlando di fare qualcosa insieme. E si sta per concretizzare, spero, insomma, la voglia è tanta, quindi ci quindi sarà presto anche. Vedremo novità interessanti, non vedo musicisti, rimescolamenti. Sì, a questo punto sì, anche perché nell'ultimo Fuck You We Rock, lo scorso agosto, non avendo ancora un chitarrista stabile, abbiamo fatto una sorta di Junkie and Friends e sono saliti sul palco tanti amici. Abbiamo avuto chitarristi di Wild Rhodes, Thomas Silver, l'altro chitarrista di Thomas Silver, e anche Davide, che ha suonato con noi finora. Devo dirvi la verità, mi è piaciuto tantissimo. È stato veramente bello, e anche parlandone con Brian, con Daniele, il bassista, ci siamo resi conto che alla fine abbiamo tante canzoni che ci potrebbero bastare per almeno 2-3 dischi, quindi perché non continuare ad avere ospiti, avere amici, quindi creare questa sorta di grande famiglia del rock and roll, perché no? È una figata la condivisione. Sarebbe veramente una figata, quindi se avere una band che ha un'ossatura fissa e che però poi ha tanti altri. Certo. Amici possono intervenire. Ci piace, non vediamo l'ora di vedere appunto quando ciò avverrà. Progetto super ambizioso, però anche stuzzicante. Sì, sì, perché alla fine, pensandoci bene, no, sono anni difficilissimi per la musica. Allora, sì. Parlo di musica liquida, questa roba che per noi quasi vecchie sembra incomprensibile. Io continuo a credere nel supporto fisico, anzi ho bisogno del libretto, ho bisogno delle foto, ho bisogno di annusare la carta, eccetera. Si sta abbassando tantissimo al tempo stesso l'interesse verso i concerti, non i concerti delle grandi star, quello è l'evento selfie, no? Vanno tutti lì a farsi la foto, ma si sta abbassando un po' il piacere dell'uscire per stare insieme, andare nei locali, fare casino, eccetera, perché è tutto a portata di click, a portata di cameretta, stai lì, non devi conoscere, non devi avere paura di niente, non devi uscire e quindi il nostro mondo è cambiato fondamentalmente. E allora, alla fine, ma che ci impedisce di sperimentare? Di provare a fare qualcosa veramente diverso, che esca, che esuli dal classico gruppo che fa il disco e quindi prova a promuoverlo, ma chi? E come? Quindi cerchiamo di fare qualcosa più coinvolgente, per questo vi dicevo Teatro Gran Guignol. Sarà qualcosa che costerà molto in termini di produzione, cioè avremo bisogno di molti più oggetti sul palco, forse molti più figuranti, non lo so, perché è tutto in costruzione. In allestimento. Sì, sì, sì. Qualcosa di simile avevamo già sperimentato diversi anni fa. Oddio, non mi ricordo se già quando avevamo suonato insieme. No. Avevamo figuranti sul palco? Non me lo ricordo. Era il 2016. 2016. No, qualcosa insieme, del genere abbiamo fatto tra il 2013 e il 2015. Però poi insomma iniziava a costare. Poi la gente non capiva molto bene. Perché avessimo delle ragazze sul palco o altro. Quindi non volevo che venissimo accostati a cose già fatte o insomma che ci si permettesse di star lì a guardare, per carità, delle bellissime ragazze, però insomma ne siamo lì a suonare, quindi, l'obiettivo è un altro. L'obiettivo era un altro, sì. Bene, bel progetto, quindi non vediamo l'ora, aspetteremo con ansia. Bene. Chissà. Avrò i capelli bianchi, ma... No, via. No. Ma sicuramente per scena. Sì, esatto. Certo. Esatto. Beh, guarda, in realtà stiamo facendo le preproduzioni con quello che è stato il fondatore dei Junkie, che non può esibirsi con noi perché ha tanti progetti. Giuliano Billi è stato il chitarrista di Freak Anthony degli Schiantos. Sì, davvero, guarda, fa altre cose. Una delle mille sorprese di questa band è che spesso ci siamo ritrovati a suonare nei nostri miti. Ma io mi ricordo quando abbiamo fondato i Junkie, Giuliano parlava di continuo degli Schiantos. 3 anni dopo è entrato nella band di Freak Anthony. Io ho sempre dato gli hardcore e sono riuscito a aprire per loro 2-3 volte, ora non mi ricordo. Thomas Silver, uno dei miei migliori amici. Non lo so, questo gruppo porta qualcosa di strano dentro. Comunque appunto Giuliano non può esibirsi con noi dal vivo, ma ci sta aiutando a fare le preproduzioni, a finire di comporre qualcosa di nuovo, a riprendere in mano brani che magari non tocchiamo da anni o che vorremmo un po' rivedere. Lui è un genio assoluto, suona tantissimi strumenti, suona dal beat italiano al rock, punk rock demenziale di Schiantos, al thrash metal, ha fatto di tutto. Tra le cose più belle che ha fatto da quando ha iniziato a suonare è stato un progetto che si chiamava Combo della Muerte. Risuonarono tutti i grandi brani della storia del thrash, come Slayer o anche The Judas Priest, eccetera, in chiave salsa e merengue. No, vabbè. Che inventandosi fenomeno. Addirittura che erano cubani, esuli cubani. E ci sono cascati in tantissimi. Allora, se andate a ricercarvi un po' di articoli, insomma, recensioni
fantascientifiche in tutto il mondo, e tanti hanno davvero creduto a fosse un fatto ad opera d'arte. Quindi, però beh, noi vogliamo invece vedere il video che ci hai portato. Ok. Ce lo vuoi introdurre o aspettiamo di vederlo e poi dopo ne parliamo? Parliamone dopo, dai. Perfetto. Vabbè. Allora, Loud Town, giusto? Esattamente. Bomba! Mamma mia, oh, ecco, guarda, qui siamo nel mio mondo, quindi nel mio sistema. No, bello, 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 io lo sapete, sono innamorata da voi ormai, da quando vi ho visto nel 2016 abbiamo condiviso, se mi permetti il termine, il palco, ma non mi permetterei mai. Sono un piacere, un onore. No, no, figurati, lasciamo perdere. Non mi ci paragono e io mi sono veramente innamorata, ero lì sotto al palco così in adorazione. Grazie. E sì,
Sì, mi piacete davvero tanto. Ti ammiro come personaggio perché credo tu sia un grande motivatore. Infatti, insomma, anche durante il video ce lo spiegavi che sei, diciamo, il trascinatore sia economico che motivazionale di un gruppo che sta ancora in piedi. Quindi... Grazie. Credo molto in quello che faccio, in quello che facciamo, credo nel talento di tutti i ragazzi con cui, insomma, condivido la band, anzi, sotto quell'aspetto lì mi sento quello con molto meno talento rispetto a loro, sono grandi musicisti. Ho una visione che appunto è una passione, vabbè, una passione per la musica, quello indubbiamente, però sì, questa band è un po' la mia visione di quello che dovrebbe essere lo show, il divertimento, lo stare, il condividere, ecco. Qualcosa, e quindi mi fa piacere se qualcuno davvero apprezza, insomma. E pensa, nella mia ignoranza io non vi conoscevo, quindi è stato un approccio dopo puro. Sono rimasto un po' così, ho detto: ah, vedi, allora che c'è un underground fatto bene? Perché di solito, guarda, io sono una persona che è cattiva, sì. È ipercritica. È cattiva, sì. Ipercritica. È la classica persona che non poga, non balla, sta lì a giudicare. Sì, approccia concerte. Però questo bending non è abbastanza incisivo. Esatto. No, vabbè, ora non mi permetto di giudicare perché figurati, io non sono certo. Né musicista né nient'altro. Però sì, non apprezzo, e questo ormai tanto in questo studio lo sanno tutti, la stragrande maggioranza di quello che si intende metal oggi. Non lo apprezzo più, perché a me piace la roba un po' retro, possiamo dire così, quindi ho un gusto capisco. Un po' più classico, e tutta la roba che sta uscendo, proprio ti parlo anche di underground attuale, è molto molto triste per i miei gusti. Quindi quando io vi ho visto, sì, ok, ho detto allora c'è qualcosa che fa per me, perché poi è questione di gusti, non è che si sta parlando di nient'altro, magari ci sono delle band validissime, però per il mio gusto e la mia ignoranza io non riesco a percepirne il valore. Guarda, ti capisco perfettamente, poi investi, sì, musicista ma anche organizzatore, tante volte mi contattano band, magari validissime nel loro genere eccetera, ma io non ho scelto di fare quello che faccio per i soldi, perché quello no, certo, è per ridere chiunque, ma proprio esclusivamente per passione, e voglio che le cose siano fatte bene, ma che rispecchino un po' quali sono i miei gusti, i gusti della band, insomma. Poi non ascolto cose diverse, però ovviamente gli anni 80, i ritornelli memorabili, quella gioia di vivere, esatto. La voglio replicare sempre, insomma. Esatto. Anche il nostro horror è un horror innocuo, divertente, cioè volessimo spaventare la gente parleremo della guerra, della fame, di quelli con le camicie verdi e l'acqua, insomma, presa dal fiume, insomma. Quelli sono i veri orrori, e non certo il sangue finto, il trucco. Allora, noi mascherate. Abbiamo quattro fotine vostre. Sì, ok. Io le andrei siamo a vedere. Siamo vestiti, no? Prima di andare avanti, chiedo. Ma sperai di no, ma no, siete vestiti. Ah, cavolo. Madonna, mannaggia, terribile. Guardiamo le foto, è meglio. Sì. Ah, splendida. Ok. Oh. Vai, parla. Cory Clark. È uno dei miti adolescenziali con cui sono riuscito a condividere il palco, è un bel percorso. Cory Clark, leader ribelle, anarchico, The Warrior Soul. Dove siete qua? Qua siamo all'Exensia a Prato, sì, questo è uno dei Facchiubi Rock. Sono sicuro perché c'è John Vendetta che posa in basso, che fu l'autore della locandina, anche lui grande fan di Warrior Soul, grande grafico, oltre che grande musicista dietro tante band dell'underground fiorentino. Cory Clark si innamorò talmente tanto dell'immagine grafica che realizzò per il FAQ che si fece stampare il banner da John, sì, e poi ha anche realizzato la copertina dell'ultimo disco di Warrior Soul. Pensa un po', quindi, con un bellissimo Trump che sta per dar fuoco al mondo. Cory Clark, ultimo grande ribelle. Veramente è stato un onore conoscerlo. Pensate, un uomo che fino al 93, 94 ha avuto un contratto con la Geffen, non riesco mai a pronunciare, l'etichetta di Guns N' Roses. 3 milioni di dollari. E l'etichetta gli disse: cambia un po' quei testi, se riesci a farli meno aggressivi, meno politici, e mi dai un disco vendibile, ti ricoprirò d'oro. E lui 3 milioni di dollari se li ha fatti fuori in droga. Beh. Tour a casaccio, e se n'è fregato ed è tornata da dove veniva, per la strada. Cioè, è un uomo, è
ed è un puro. E lui mi ha detto una cosa bellissima, che poco prima di questo live abbiamo fatto un'intervista per una radio, mi sembra proprio qua poi, qua ad Empoli, e gli chiesero: ma tu credi di aver raccolto meno di quanto hai meritato? E lui ha risposto: vedi, no, non credo questo, io credo che il successo di un artista non si basi su quante copie ha venduto o quanti soldi ha incamerato, ma su quanto sia riuscito a esprimere se stesso e rimanere integro. E io in questo posso dirti sono integro. Che e bello. Non me ne frega niente. Lui dipinge, vive a metà strada, cioè a volte sta in Grecia, a volte sta in Scozia, ed è libero, effettivamente è libero. E i suoi dischi sono, cioè lo percepisce, c'è un'energia dietro, è una forza vitale, un uomo di più di 50 anni, e mi ha insegnato tantissimo. Meraviglioso. E per lui veramente ho cercato di fare di tutto, mi ho organizzato tante interviste, l'ho portato a suonare fino a Bari, ho fatto delle cose incredibili. Siamo riusciti a uscire sulla carta stampata regolare, su un quotidiano, insomma. E mi ha fatto piangere, perché poi quella sera lì mi ha detto: guarda, grazie perché hai rilanciato la mia carriera qua, in questa parte d'Europa, d'Italia, grazie. Non so come ti dice, grazie a me, no, io grazie a te. Bello. Se ringraziate da un personaggio del genere, direi che insomma. Oh, eccoci qua, finalmente. Grande, Ghigone. Questo lo conosciamo, penso, per tutti. Beh sì, mi auguro di sì, insomma, se in Italia ascolti il rock, dovresti conoscere. Il minimo sindacale, no? Esatto. Allora, finalmente qui vediamo un po' più nelle vostre vesti. Sì, sì, anche se parte della band ha perso il trucco, ovviamente è fine. Vabbè, ovvio. È strutta. È distrutta, solamente. Ragazzi, fine concerti sono pesanti. No, sono delle ferie. Poi pensa, noi usiamo il trucco teatrale ad acqua. Ah, perché fantastico, quella d'olio si scioglie meglio. Si scioglie immediatamente. Però quella d'olio veramente è estremo. L'abbiamo utilizzato a volte, poi dopo se volete ve lo racconto, insomma. No, è tremendo. Ghigo. Allora, Ghigo è, vabbè, immenso chitarrista dell'Hit FIBA. Non tanti sanno quanto lui sia appassionato di heavy metal in realtà. Ah, sì? L'ho conosciuto per altre vicende, ci siamo ritrovati, ritrovati tempo fa a fare giudici a un contest, eccetera, e da nulla si è andato fuori: Tommy, ma non sono mai venuto a vederti. E da quel giorno ogni volta suoniamo, lui arriva, sì, viene, a meno non abbia impegni ovviamente, certo, no, con FIBA o altro. Veramente, vi assicuro, è un grande esperto di metal, cioè, puoi stare delle ore a parlare di gruppi che magari gente ascolta il metallo da 20 anni e fa il True Defender e non li conosce, ma lui invece sì. Quindi è sempre entusiasta, viene umilissimo, una persona splendida, veramente squisita. È così. La prima volta è stato lui. Oh, a chiedere. Qui ci abbiamo. Oh cavolo, qui beh, si parla del mio mito. Ecco, qua stavo davvero quasi per piangere, quasi per tremare. Insomma, no, tremavo davvero. È il backstage del Pistoia Blues. Ti vediamo un attimo con lo sguardo. Sì, no, non sapevo più dove guardare, era pieno di giornalisti. C'era cervo abbagliato, ecco. Sì, non comprendevo più niente. Il cervo abbagliato per strada. Sì, sì, backstage Pistoia Blues del 2016, credo. Sì, penso 2016. Pensate, un gruppo piccolo, underground come il nostro, che viene invitato ad aprire a gente come gli Whitesnake. Aiuto. Gli Hardcore Superstar, che per me non sempre stati insomma la band di riferimento. E quindi arriviamo nel backstage, veramente gentilissimo lo staff che ci ha dato un camerino, cioè a noi emeriti sconosciuti, perché no, questi teori si truccano. Che poi era il gabinetto del vice sindaco. No, no. Siamo entrati, c'era una tizia, batteva. Stava, oh sì, sì, prego, entrate così. Oddio, e poi visto, insomma, a truccarci, ha detto: credo sia meglio se vado via. Pazzesco, veramente. E comunque, insomma, appena i giornalisti, paparazzi, eccetera, non so per chi mi abbiano preso, però c'era lui e allora foto insieme. No, bellissimo, bellissimo. E il ricordo meraviglioso di quella data lì è stata, e qui si vede la grandezza di band come gli Hardcore Superstar, perché parte del loro staff ha aiutato il nostro mini entourage, avevamo solo un ragazzo, a montarci il palco. Poi sono rimasti tutto il tempo dietro le quinte, insomma. Io mi giravo perché ero, insomma, veramente era la prima volta che suonavo davanti a così tanta gente, quindi ero un po' intesito, ma Jockberg, io rimango qua, quando c'è qualcosa non ti torna, girati e c'era. E poi siamo scesi giù, insomma, tutti loro ci hanno battuto le mani, splendido, veramente incredibile. Mamma mia, veramente. Da brividi, sì, 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 sì.
Questa è lui. Il micro, il mini mino fan. Allora, questa è la bambina, la figlia della nostra carissima amica che fa la fotografa e spesso viene a trovarci, insomma, a farci foto. E è una fanatica del heavy metal. Adesso ha quasi 2 anni. Questa è una foto dell'anno scorso. Ha una mini maglina dei Gianchi costruita per l'occasione. È tornata anche quest'anno e non sono riuscite a farle tenere le cuffie. Perché voleva sentire. Sì, neanche 2 anni, scatenatissima. Questa foto... l'adoro, è splendida, perché bella, cioè, qualcuno si è divertito a fare un collage. C'è una famosa foto del Papa che tiene un bambino piccolo e piange, scappa. L'ho truccato, sembro il demonio. L'ho vista. Meravigliosa. Veramente splendida. L'ho vista, è veramente bella. Beh, questa bimba sicuramente crescerà molto bene. Penso di sì, crescerà sorda se non la smetti. Vabbè, effettino collaterale di noi che gustiamo a cuffie a tutta palla al metal, vabbè, è normale. Allora, abbiamo concluso questa intervista, io ed Ellie siamo molto felici di averti avuto. E quindi niente, ti ringraziamo, ringraziamo anche gli altri componenti. Sì, purtroppo, sono ragazzi invisibili. Ciao! Grazie di tutto, ci rivediamo. Davvero. E spero vivamente di ricondividere il palco un'altra volta. Certo. E altre svariate volte, perché sicuramente no? Accadrà e sarà un piacere, un onore, un privilegio. Era un onore. E siamo noi, sono io insomma che vi ringrazio, perché quello che fate è preziosissimo per i gruppi come il nostro. Grazie davvero. Grazie mille. E dopo questo meraviglioso, dopo questa meravigliosa conclusione, già. Noi mandiamo un bacio con a voi, esatto, a voi di Clivo TV, da qui la piccola casa di Metal Detector di Sotterra l'Underground. Peace, ciao!